Ciao Sweet Family, oggi voglio riportarvi nel fantastico mondo delle Miracle Toons, perché in edicola ho trovato queste fantasticissime blind bag, ma non solo, perché se magna. Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine, perché vi lancio la nostra fantastica sigla. Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super musicalissimo video. Ebbene sì, perché oggi ci immergiamo totalmente nel fantastico mondo della musica, perché andremo ad aprire delle fantasticissime blind bag che ho cercato in lungo e in largo, veramente ve lo giuro, le ho cercate ovunque. Al mio paese avevo già perso le speranze, perché sapevo già che non sarebbero mai arrivate, però sono andato nell'edicola di un centro commerciale che c'è nella città, in parte al mio paese, e quando le ho viste ho detto no, oh my god, dammi tutte quelle che ti rimangono. Ne erano rimaste solo 4 purtroppo, e la cosa mi ha fatto piangere il cuore. E si tratta delle blind bag con all'interno i personaggi in posa, cioè con varie pose diverse, delle Miracle Toons, che oltretutto è ricominciata anche la serie 2. Sì. Allora, innanzitutto queste blind bag sono distribuite da Giochi Preziosi / Jedis. Le trovate in edicola ad un prezzo, a mio parere, un po' altino, perché 4,50€ sono un po' tanti. Fortuna che ce n'erano solo 4, ci ho piantato 18€. E all'interno di queste, e oltretutto, c'è in allegato anche il suo mini magazine, che non sono riuscito a prendere perché non c'era più. E all'interno di queste buste trovate le nostre Miracle, penso solo le tre ragazze, quelle principali, e le altre due non le hanno proprio calcolate, in varie posizioni, ben 18 posizioni diverse. E quindi niente, dimenticavo, e oltre a questo video, visto che queste 4 bustine qua mi sembravano pochine, ho detto vabbè, non farò mica un video solo per 4 bustine, sono andato a fare la spesa ed ho trovato degli ovetti Kinder, ovvero la nuova collezione degli ovetti Kinder a tema Enchantimals, e ho detto no vabbè, compro anche questi, così almeno facciamo un po' un mashup, un fritto misto di aperture varie. E quindi se magna. Ma detto questo, io direi di teletrasportarci. Anzi, detto cosa? Prima di cominciare, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Sweet Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ed eccoci qua, Sweet Family, finalmente catapultati nella mia musicalissima postation. E come vedete, qua in pole position abbiamo già prontissimi per essere aperti le blind bag delle Miracle e anche gli ovetti Kinder a tema Enchantimals. Comunque, questa qua è la bustina che trovate in edicola. Come vedete, un personaggio in ogni bustina. E qua ci sono le nostre tre idol, i nostri tre personaggi principali. Sul retro vi danno anche in versione mystery le 18 pose diverse che potete trovare. E come vedete, e come vi dicevo prima, qua, eccolo qua, il prezzo, adesso lo metto a fuoco, scusate, il prezzo è di 4,50€ la bustina. Quindi con questo prezzo, mi raccomando ragazzi, prendete su anche il mini magazine, perché vi conviene. Purtroppo nella mia edicola non c'era, però voi richiedetelo. Ah, inoltre portale sempre con te, perché dovrebbero trattarsi di i personaggi, però in versione penso portachiavi o una roba del genere. Ok, direi di aprirle. Apriamo la prima, e all'interno, qua si vedono già delle gambe, e all'interno come prima cosa troviamo un booklet con un mini poster carinissimo che potete incorniciare nelle cornicette dell'IKEA oltretutto e metterlo nella vostra cameretta. E qua sul retro ci sono le varie pose delle tre protagoniste, quindi quelle di Emily, di Julie e di Jasmine. E non hanno messo purtroppo quelle delle altre due ragazze. Guardate, sembrerebbe che siano disegnate abbastanza bene dal booklet. Comunque sono 18 stili e sono tutte da collezionare. E qua ci dice già di portarle sempre con noi. E ovviamente qua sotto, come vedete, ci sono dei riquadrini bianchi che voi dovete segnare per vedere comunque quelle che avete e quelle che non avete.
questa qua sembra che sta facendo la cacca, ma sono dettagli. Okay. Cominciamo e ho già visto ed è Jasmine, che io adoro, adoro la sua capigliatura. Eccola qua la nostra Jasmine, ovviamente con il suo portachiavi. Guardate, ecco, ve la avvicino un po' di più perché non è, è fuori fuoco. Perfetto, guardate quanto è disegnata bene. Sembrerebbe abbastanza dettagliata, almeno le calze le hanno fatte, cioè sono rimasti fedeli, hanno disegnato il piano, insomma, i tassi del piano sulle calze, ma mi sembrerebbero abbastanza uguali alle originali. Ovviamente non sono proprio stampate perfettamente, però anche, adesso ve le avvicino un po' di più, ok, però anche gli occhi, comunque col suo trucco eccetera, mi sembra abbastanza fatta bene. Inoltre all'interno c'è anche lo stand, eccolo qua che va fuori fuoco, ci dovrebbe essere anche lo stand, esatto, qua, che così la vostra Miracle rimane in piedi nella sua posa principale in questa maniera, guardate, perfetto. E così io non gli avrei messo questo filo, però vabbè, ecco, l'unica cosa un po' meno sensata di tutte, avrei lasciato solo lo stand e magari un piccolo tipo anellino, monachella, adesso non so come si chiama in termini di bigiotteria, però tipo un anellino in cui voi potevate mettere, sempre fuori fuoco questa telecamera, in cui voi potevate decidere se mettere o non mettere il portachiavi o comunque l'appiglio per appendere dove più vi piace la vostra Miracle. Secondo me ho trovato Emily che fa la cacca, eh. Aiuto. Aspettate che vado qua nel buchino perché voglio conservare le confezioni. Perfetto. No, ho comunque trovato Emily, sì, nella posizione in cui sta facendo la cacca. Perfetto, qua c'è dentro la checklist, come ben sapete. Eccola qui la nostra Emily. Io adoro i suoi capelli biondi, super biondissimi. Ecco, lei non è proprio disegnata perfettamente, sembra un po' boh, così. Però il vestito mi piace un sacco, disegnato bene anche esso con tutti i suoi dettagli. Perfetto, no, raga, c'ho un piccolo problema con lo stand. Sì, vabbè, comunque eccola qua sul suo stand, pronta all'azione. Si nasconde, dai, almeno Julie, che è una delle mie preferite. E no, ho trovato ancora Emily, nella posizione un po'... Sì, sono io la ghetto girl della situazione. Anche essa la preferisco, questa posizione, a quella di prima. Carinissima, dettagliata. Vediamo la faccia se è migliore della prima che abbiamo trovato. Sembra un pochettino più graziosa. Questa qua non mi piace molto come sta, questa qua un po' meglio. Sì, esatto. Poi, quarta ed ultima blind bag. Ed ho trovato Julie. Oddio, ma è tremendamente uguale. Oddio, mi piace un sacco. Poi c'è anche questa, tipo questa, questo sguardo un po' da... Ecco, questo sguardo da furbetta proprio come ha nella realtà. Oltretutto seguo anche su TikTok Julie, cioè è bellissima, è strafatta bene, raga, mi piace un sacco, anche il vestito sembrerebbe dettagliato al punto giusto, però veramente non mi dispiacciono, anzi sono disegnate bene, volevo proprio vedere per 4,50€ di prezzo che ha l'una, cioè un po' piccoline, però comunque sono giocabili. E c'è sempre di mezzo questo filo che mi sta sulle scatole. Mettiamo da parte la musica e direi di teletrasportarci nel momento Semagna con gli ovetti Kinder Sorpresa delle Enchantimals. Come sapete, in questi ovetti trovate una sorpresa Enchantimals su tre sorprese. Quindi all'interno, se prendete la scatola, troverete sicuramente un Enchantimals da collezione. E cominciamo dal primo ovetto, raga. Mi sgridate, sì, io ne mangio già un pezzettino. Ok. Ok. Primo bussolotto. Apriamo. E mi è andata già benissimo perché ho trovato la prima Enchantimals, ovviamente da costruire. Wow. Mi piacciono un sacco. Raga, no, l'ovetto a parte. Cioè, anche come sono disegnate. Allora, queste qua sono le Enchantimals. Cioè, qua vi spiega come si costruisce, insomma, tutto l'ambaradame.
E qua sul retro c'è il booklet con la checklist di tutte le Enchantimals che andremo a trovare. Che ci sono dei pezzi di stoffa che compongono il vestito. È perfetta, cioè io adoro un sacco. A parte i dettagli del suo vestito, che sono veramente fatti molto bene, essendo una sorpresina del Kinder, né? Cioè nell'ovetto, anche il viso è disegnato perfettamente, non è comunque articolata, eccetera, è statica. E in allegato c'è anche il suo animale guida. E come vedete il suo animale guida muove anche la testolina. Adesso non so, magari l'ho montato male io, però è adorabile. Cioè raga, sono fantastiche. Non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Perfetto, andiamo avanti. Andiamo a vedere se magari ci va una botta di sedere. E ci sono anche negli altri bussolotti, no? Oh mio Dio! No vabbè, ma questa qua è una doppia sorpresa. Ho trovato un orsetto del cuore. Adoro. Oltretutto questo qua è l'orsetto del cuore pittore. Quindi voi prendete l'acqua, bevete il pennellino. E dopo qua ci sono gli acquarelli. Guardiamo. Ancora un coso da costruire qua. Che ovviamente no, non è da costruire, però è sempre uno dei personaggi che fanno parte di questa collezione per pitturare. Ottimo, apriamo la seconda scatolina di ovetti. Primo ovetto, guardiamo se troviamo già le Enchantimals. Guardiamo, difatti ho già trovato un'altra Enchantimals. Guardate, questa qua è l'Enchantimals volpina, bellissima. E poi montiamo la volpe. Eccola qua, questa qua è il suo animale guida e questa qua è la nostra Enchantimals vestita totalmente e costruita, cioè adoro, sono fantastiche. Ma poi guardate anche il trucco eccetera, stradettagliato come le dolls che trovate in vendita, quelle a grandezza naturale, adoro un sacco. Poi andiamo avanti, ah sì, ho trovato un'altra sorpresina da costruire. Che dovrebbe essere un personaggino che è andato fuori fuoco ancora una volta. E che dovrebbe essere un personaggino che esce la bocca da lì. Vabbè. Ottimo, ultima sorpresa. Ed ho trovato ancora un personaggino in versione tipo acquarello. E rieccoci qua su Sweet Family dopo questa fantastica apertura. E mi raccomando, giù nei commenti fatemi sapere qual è il vostro personaggio preferito. O tra le Miracle Toons o le Enchantimals. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Sweet Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero la mia pagina Instagram, ovvero sweer/vanilla, e anche il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio cioccolatoso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video, ciao!